Allora passiamo direi alla presentazione del libro. Io dirò soltanto qualche parola per introdurlo. Veramente pochi elementi per dire che il libro, questo si tratta di un libro importante che affronta un capitolo decisivo della storia del nostro paese da un punto di vista spesso trascurato o non sufficientemente analizzato. Lo fa con un taglio particolare, quello della ricostruzione di alcuni elementi salienti della biografia delle 21 donne che parteciparono ai lavori della Costituente, con una scelta apparentemente semplice, che però si rivela alla lettura di estrema efficacia. E ne emergono infatti non solo dei ritratti estremamente vividi, ma l'accento viene posto su elementi che non sempre trovano posto nelle opere degli studiosi di storia. Cioè queste donne tornano a noi, ci si presentano come persone a tutto tondo, quindi con una storia alle spalle, con una collocazione sociale, una collocazione geografica, con le loro passioni, con le difficoltà di vicende esistenziali che finiscono anche per travalicare l'impegno politico ideale. E devo dire che l'autrice ha avuto una capacità notevolissima in poche pagine nelle poche pagine dedicate a ciascuna di queste donne di ricostruire il segno di ciascuna di esse. Naturalmente colpisce in primo luogo la loro natura di combattenti, testimonianza di una stagione di lotte politiche nelle quali l'esperienza della resistenza al nazifascismo tentava di tradursi nel riconoscimento istituzionale di diritti nell'ambito in particolare, ma non solo, della famiglia e del lavoro. Ma colpisce la lungimiranza di queste donne, il loro porsi certamente al di là del loro tempo e della mentalità corrente, la capacità di coniugare impegno politico e impegno sociale. Io vorrei sapere per quanti uomini politici dell'epoca si possa dire la stessa cosa. Grande impressione si ricava dalla pregnanza delle questioni affrontate. Io personalmente sono stata molto colpita, per esempio, dalla vicenda dei figli illegittimi. Ma anche particolarmente rilevante appare lo sforzo e l'abilità di creare intorno a queste questioni cruciali anche delle alleanze trasversali. E questo è tutt'altro che scontato, perché spesso questo si dice, ma non sempre si realizza. Dalla ricostruzione del libro sembra che invece effettivamente questo sia avvenuto e sia stato qualcosa di importante. Il libro, dunque, a mio avviso, non è solo un omaggio alla memoria. Sta lì anche a rammentarci che cosa possa fare la passione unita ad un'intelligenza svincolata da pregiudizi, alimentata sempre dall'amore per il sapere che appunto caratterizza tutte queste donne, ma anche dai principi della solidarietà. Quindi è veramente un libro che non solo ci fa imparare una serie di cose, ci dice una serie di cose che non necessariamente sapevamo, ma che anche veramente ci ispira in senso non retorico. Cioè si dice, beh, però, vedi, ci sono delle battaglie, ci sono delle cose che si possono fare quando naturalmente se ne danno le condizioni, ma quando anche ci si crede e si ha una certa attitudine verso il mondo. Quindi questo per queste poche parole, per ringraziare l'autrice di questo bellissimo libro che ci apre su una stagione importantissima. E adesso cedo la parola ai due autorevoli relatori, un relatore e una relatrice che non hanno bisogno di presentazione, lo storico Luigi Mascelli Migliorini e poi Francesca Rosso. Luigi.
Va bene. Allora, intanto buonasera. Oggi, ciao Francesca, noi festeggiamo una mia carissima amica, che è una bravissima scrittrice e che è anche molto gentile con me. Eliana Di Caro, lo sapete tutti, ha una responsabilità importante sulle 24 ore, quelle pagine che abbiamo tutte le domeniche il piacere di sfogliare e da molti anni, nel mio caso, sempre da parte di tutti. Sono, io credo, un riferimento preziosissimo e riconosciutissimo, devo essere sincero, perché sia che convinca, sia che non convinca, sia che sia una stagione particolare, io ne ho vissute tante di stagioni di quel domenicale che adesso non si chiama nemmeno più domenicale, più nomi si hanno, più è un buon segno, vuol dire che le trasformazioni sono state intense. Talvolta non sempre efficaci, ma comunque che non si è mai stati fermi. Il domenicale non è mai stato fermo e devo dire che insomma, qualsiasi sia la stagione, l'idea che quello è un appuntamento, ma lo sai meglio di me, largamente diffuso e tutti sono convinti che è diventato grande anche lui, perché ormai se ricordo bene, inizio anni 80, no? Forse. Faccio sulla mia biografia. Allora, io sono diventato vecchio, lui sicuramente è cresciuto. E quindi Eliana ne ha la responsabilità delle pagine di storia in particolare e devo dire che si sente il respiro di una persona intelligente, al di là della cultura, una persona intelligente. I libri di Eliana sono molto intelligenti, questo è uno dei tanti, perché Eliana, io ho avuto il piacere di leggerne parecchie e di scrivere qualche cosa. Ce n'è uno sulla sua Basilicata, dico sua perché in realtà nonostante sia una milanese di appartenenza ormai robusta, però le radici si vede che sono profonde nel nostro mezzogiorno, per cui quel suo viaggio, chiamiamolo così, compiuto in Basilicata alla vigilia o appena Matera era diventata capitale della cultura, si legge veramente con uno straordinario piacere ed è ricchissimo di alcuni, perché come questo libro anche dimostra, la sua capacità nei ritratti, nell'individuare in un elemento particolare, che può essere un volto, può essere una strada, può essere un muro, mi ricordo, c'era un muro parlante nel tuo viaggio in Basilicata, colpisce sempre moltissimo. Cioè, questo lo fanno le persone intelligenti in generale e i giornalisti intelligenti in particolare. Io ho avuto un padre giornalista, come qualcuno di voi sa, quindi non ho nessuna esitazione a ritenere quel mestiere un mestiere straordinario, molto importante per chi lo fa, molto importante per chi lo riceve, e che si può fare mostrando delle virtù che sono non sempre le virtù di chi fa il professore universitario, o di chi fa lo scrittore, o di chi fa un'altra cosa. Sono le virtù, appunto, spesso, l'ho visto anche con mio padre, se mi posso permettere questa citazione molto personale, non era la notizia, non è quell'info, dove sta la notizia? La domanda che oggi affligge tutti i giornalisti che però, zoppicanti, chiamiamoli così, no. Lui aveva il gusto del particolare. Ricordo quando facevamo dei viaggi e giravamo, mia madre se ne sorprendeva sempre molto perché lei era una umanista un po' più classica, diciamo così, come sono anch'io. E si sorprendeva sempre che mio padre si fosse colpito da una cosa che passava per strada, che poteva appunto essere un manifesto, una persona incontrata, una cosa che aveva sentito, e da lì ricavava degli elementi interessantissimi per capire il posto in cui stava e in cui stavamo. Ecco, questo è qualcosa di veramente raro, molto bello quando accade, e accade certamente nel caso di Eliana. E accade in questo libro. Questo libro tanto ha una felice idea di partenza, le 21 donne che hanno avuto la possibilità di entrare nell'Assemblea Costituente con il voto del 2 giugno del 46. 21 sono pochissime, perché in tutto erano 575, ricordo bene, un po' di più, un po' di meno. Insomma, siamo allo 0,5% dell'intera composizione del poco più, poco meno. Non arriviamo all'1% sicuramente. Non arriviamo all'1% dell'intera composizione dell'Assemblea Costituente del 46. Nonostante il voto alle donne, si inaugura, come sapete, proprio allora, il diritto all'elettorato femminile,
avesse aperto, indubbiamente apriva, una stagione totalmente nuova per la storia italiana, devo dire un po' in ritardo, ma nemmeno poi tanto in ritardo rispetto alle altre realtà europee. Anche qui non immaginiamo di doverci battere, ahimè purtroppo, non immaginiamo di doverci battere il petto per presunti ritardi rispetto al panorama europeo. Siamo più o meno, c'è qualcuno prima di noi, qualcuno dopo, qualcuno più o meno negli stessi anni. Insomma, diciamo che c'era voluto tutto quel travagliato primo Novecento, prima metà del Novecento, per arrivare ad una decisione come quella che venne assunta con l'elettorato femminile del 46, il che già dice moltissimo. La questione femminile era all'orizzonte da assai più tempo. Adesso i modernisti amano citare le eroine della rivoluzione, l'Olimpiade Rouge, quelli sono veramente un po' esordi primordiali. Ma direi che il secondo Ottocento era stato forte e chiaro, diciamo, nel messaggio. Quindi l'idea che ci sia voluto un altro mezzo secolo per accogliere quel messaggio, dico solo accogliere, poi naturalmente il resto è tutto ancora in itinere, diciamo, accogliere quel messaggio, quella banale, ai nostri occhi ormai banale richiesta, perché fissava una diversità nel corpo dell'umanità assolutamente implausibile, non reggibile da nessun punto di vista, e peraltro non 50 anni tranquilli, ma i 50 anni probabilmente più burrascosi nella storia dell'Europa negli ultimi 3 o 4 secoli. Insomma, se non c'erano strappi, violenze, lacerazioni che obbligavano veramente al riconoscimento di quella parità proprio elementare, la prima di tutte le parità possibili, non era assolutamente all'orizzonte. D'altra parte, Eriano lo racconta, mi sembra che l'ho ricordato, quel passaggio sul presidente Leone, in suo modo, se mai ci per un altro minuto, sul modo in cui si doveva disciplinare l'accesso delle donne alla magistratura. Perché siamo all'inizio con l'accesso. E nonostante tutto questo sforzo, nonostante questo parto importante che era il voto, noi troviamo meno dell'1% della composizione della Costituente, cioè dell'organo che deve dare vita ad una pagina totalmente nuova che è l'Italia repubblicana, che deve essere profondamente democratica, profondamente antifascista, che tira fuori del resto, con l'ausilio anche qui di 5 donne su 75, perché tanti erano i componenti della commissione che si dedicò proprio alla stesura del testo della Costituzione, doveva segnare una rottura chiara nel panorama europeo e soprattutto nella storia italiana. Ecco, il contributo fu esiguo, 21 donne, 5 delle quali poi partecipano anche alla stesura della Costituzione. Il che significa che la questione è una questione proprio di quelle storicamente molto, molto robuste. Noi naturalmente ci appassioniamo spesso per altro tipo di discriminazioni, scriviamo anche molto la discriminazione razziale, oggi molto la discriminazione sessuale, ma nel senso più allargato del termine, naturalmente la questione sociale e all'ordine del giorno. Però più io provo a leggere qualche cosa, e mi aiuta molto un libro come questo, e più mi rendo conto che la questione femminile, poi d'altra parte ho anche una robusta componente femminile nella mia famiglia che mi aiuta quando mai mi scordassi, me lo ricorda con pazienza talvolta e con impazienza in altri casi, e insomma è la grande questione della storia dell'Otto e del Novecento, rispetto alla quale noi tuttora dobbiamo dire che straordinari passi avanti, ma anche qualche passo indietro, soprattutto negli ultimi tempi, noi ci troviamo assolutamente ancora nel vivo della battaglia, non la battaglia. Paradossalmente si potrebbe dire che per altre questioni, persino la questione sociale, ha avuto una sistemazione a livello mentale generale più piena e più concorde. Oggi le differenze e le ineguaglianze sociali sono stigmatizzate e in qualche misura combattute, o se non sono combattute ne appare evidente il motivo di interesse per cui non si vuole come dire, accedere a un'idea di eguaglianza sociale. Ma sulla eguaglianza dei due generi, secondo me, le resistenze della componente alla quale io appartengo sono di un tale radicamento, di una tale profondità storica, non vorrei, ma storica nel senso proprio più profondo, che credo che veramente
questa battaglia sia una battaglia che scava cose che prima che le sistemeremo ci vorrà ancora un po' di pazienza. Provarono a sistemarlo certamente le donne che partecipavano a questi eventi. Straordinaria nelle singole biografie, questa scelta delle biografie è stato detto da te, è felicissima, anche perché appunto Eliana è brava a saperlo fare, no? Diventavano delle schede biografiche che avrebbero annoiato tutti e servito poco la causa, invece non è così. Hanno qualcosa di molto comune e qualcosa di molto diverso. Quello di molto diverso è che veramente vengono da esperienze di tutti i generi. Esperienze, intanto, chiamiamole così, cronologiche. Nel senso che l'età di queste costituenti non è uniforme. Certo, si dispongono quasi tutte ad essere di una generazione che ha attraversato il fascismo. Ma quando dici questo non è ancora detto niente, perché c'è chi lo attraversa, mi sembra, la Tesina, che era già stata molto dentro la Prima Guerra Mondiale, che aveva conosciuto proprio tutto quel mondo che non è strano anche alla biografia della tua mamma Francesca, che insomma ha vissuto il momento dell'italianità, del desiderio di essere italiano, della voglia di essere italiano molto fortemente, che ha prodotto poi uno statista come Alcide De Gasperi. Ecco, lei faceva parte di quel mondo in qualche modo, quindi è un po' la decana, vogliamo dire così, adesso non so se anagraficamente è corretto, ma è la decana di questa cultura. Quindi vive il fascismo, ma avendo già altre sono cresciute proprio bambine, come tante, come i genitori sono nati nel 22, sono giovani che si fanno durante il fascismo e per i quali l'esperienza della resistenza, soprattutto l'esperienza della guerra, prima ancora che della resistenza, è determinante. Altre sono a livello intermedio, insomma, sono diverse dal punto di vista del modo, del punto di vista biografico da cui vivono questo interregno, diciamo, chiamiamolo così, tra la prima, la seconda guerra mondiale, la guerra, seconda, e poi fascismo, antifascismo, costituente. Sono diverse geograficamente. La rappresentanza del Sud in questo caso è tutt'altro che secondaria, e questo vuol dire molto. Certo, nasceva anche dal modo in cui erano formati i partiti, per cui non vi sorprenderà che i partiti principali che esprimono queste donne sono il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana, in particolare il mondo cattolico, possiamo dire in una maniera meno partiticamente determinata, però allora era molto più chiaro il rapporto nel senso negativo, ma anche nel senso positivo, tra il cattolicesimo e il partito della Democrazia Cristiana, perché era molto nuova la nozione di Democrazia Cristiana, e esprime molte donne del Mezzogiorno, molte risiedevano forse ancora più alla Democrazia Cristiana che al Partito Comunista. E gli altri poi hanno delle figure di rilievo, come per esempio la Lina Merlin, socialista, ma sono, diciamo, numericamente minori. Però, quindi, si distribuiscono su un'esperienza che non è solo, e questo è importante per il terzo punto, vado un po' veloce, ma se devo stringere mi fate dei segni, che è quello, appunto, di una distribuzione, non dico proprio uniforme, ma in cui una volta tanto non c'è solamente un'area centro-settentrionale, come se facesse da avanguardia della novità, il Mezzogiorno vi partecipa e vi partecipa con figure convintamente, non solo convinte loro, ma diciamo fondate su esperienze che non erano sempre quelle della resistenza, potevano essere quelle dell'associazionismo cattolico, quello di quelle forme, come dire, no, nicodemismo è dire poco, è il contrario, è un'altra cosa. E stare dentro quel mondo cattolico che da abbastanza presto in avanti ha visto il fascismo come qualcosa che andava poi espunto dalla storia italiana, ma che per farlo, se fosse stato possibile, sarebbe stato meglio evitarlo prima della guerra, e se non fu possibile, come non fu, dal pontificato sicuramente del 39 di Pacelli, che è un papa complicato, un papa che naturalmente merita molte prudenze, ma merita anche degli afflati autentici, come dire, di incontro, perché è il papa che con maggiore chiarezza, a mio avviso, data anche la stagione che vive, lui viene eletto nel 39, sposta il cattolicesimo italiano, a differenza del predecessore, su delle posizioni sicuramente di necessità di uscita dal fascismo.
Questo non significa nulla del modo in cui si sarebbe potuto, dovuto uscire dal fascismo, ma è chiaro che dal 39 in avanti, forse anche prima, Papa Pacelli, che non era ancora Papa, aveva chiaro che il fascismo non poteva continuare a coabitare in quella maniera molto ambigua con la quale lo aveva collocato il papato precedente, quindi tra cattolicesimo e fascismo c'era un solco che un giorno o l'altro in qualche modo bisognava tirar fuori. E quindi questo cattolicesimo delle donne meridionali, prevalentemente soprattutto la loro esperienza nell'associazionismo cattolico, non ha, a mio giudizio, una intensità minore in termini proprio di coscienza di sé e poi di posizione politica di quello che si può raccontare per le donne che invece, soprattutto nel centro-nord, avevano fatto la resistenza. Non c'è dubbio che comunque l'8 settembre, diciamolo così, il 43 fu uno shock per tutti, dall'una e dall'altra parte. E diverso naturalmente fu il modo in cui vivere lo shock, soprattutto per chi nella resistenza formò anche la sua posizione femminile, qui naturalmente, e anche perché alcune di loro lo avevano già formato nell'antifascismo di Resil, caso più noto naturalmente è quello di Teresa Noce, ma non è l'unico. C'è chi poi era stato addirittura in un esilio a Tunisi. Insomma, ci sono le storie più diverse con una cifra di antifascismo che si è già modellato chiaramente o nell'esilio oppure nella battaglia per la resistenza. E poi c'è questa diversità anche di affiliazioni politiche che fanno sì però che i due grandi partiti finiscano con l'assomigliarsi, ma nella fase costituente Partito Comunista e Democrazia Cristiana ebbero, per così dire, percorsi virtuosamente spesso, meno virtuosamente talora, molto più ravvicinati di quanto si possa talvolta dire a partire poi dalla Guerra Fredda in avanti e fino agli anni 70. Queste sono le varietà, tutte raccontate molto bene, tutte molto importanti da capire per poter capire poi queste donne. Quello che poi sorprende è anche il punto comune, che è la gioia di trovarsi. Io adesso potrei dire l'impegno comune per le battaglie femministe, ma e sì, ma poi fino a un certo punto e poi con quello concludo. Ma la gioia di trovarsi, erano poche. Si può vedere, e tu le fai vedere, insomma, nel modo in cui le racconti, in cui le metti in comunicazione, diciamo così. Loro vivevano un'esperienza già di per sé esaltante. La vivono insieme ad altre donne, e sono 21, sono poche. Ma immaginate che cosa deve essere stata la solidarietà, parola che diventa quasi sciupata, banale rispetto al sentimento che evidentemente provano. E anche, posso immaginare, vado così, posso immaginare anche il forte senso dell'alterità che a quel punto veramente scavalcava le affiliazioni politiche, scavalcava le esperienze biografiche, scavalcava le appartenenze geografiche. Cioè loro furono veramente in quegli anni le rappresentanti del mondo femminile che nasceva, che si affacciava. Non furono anche deputate del PC, deputate del PSI, deputate liberali, ma non lo vivevano così. Si trattava nel loro piccolo, nella piccola realtà, di guardarsi, di capirsi che cosa ciascuna di loro era stata e voleva essere, ed erano molto diverse, l'ho detto, e trovare un senso, come dire, di felicità nell'essere tutte quante insieme. Questo è qualcosa che mi ha veramente affascinato moltissimo e che non è che si perda dopo, assolutamente. Però non c'è dubbio che le biografie le accompagnano anche dopo la fase costituente. Noi sappiamo in che modo hanno vissuto poi le esperienze successive, anche qui con grandi diversità. Ci sono alcune che abbastanza rapidamente abbandonano la vita politica per vari motivi, non abbandonano la vita civile, nel senso che mi sembra di poter dire che di nessuna poi abbiamo qualcuno che rinnega, rifiuta o proprio mette da parte nella sua vita l'esperienza dello stare dentro la battaglia del presente, chiamiamolo così. Alcune saranno poi grandi figure della vita politica italiana, la Lina Merlino ovviamente con la legge sulla chiusura delle case di tolleranza, con la Nilde Degliotti, naturalmente il nome più che noto a tutti quanti, e con altre che fanno diverse legislature, altre invece praticamente le troviamo già nella,
nelle elezioni del 48, lontane dalla vita pubblica. E si occupano in modi diversi, il problema, sembrerebbe che si occupino tutte quante in maniera uniforme del problema della questione femminile. Non è esattamente così. Quindi sono delle donne che non vanno etichettate come delle femministe, per quello che vale di positivo, anche qui che può apparire di riduttivo in questo termine. Sono delle persone che, come ho detto all'inizio, adesso vado a concludere, sono delle persone che individuano nella diseguaglianza di genere un problema profondo, radicato e in questo caso caratteristico della storia italiana, e tale da in qualche modo colorare negativamente e in qualche modo anche zavorrare, appesantire tutti i processi di riforma, di mutamento che ci si vuole augurare da questa Italia repubblicana, democratica, che ha rotto i ponti non solo con i 20 anni di fascismo, ma istituzionalmente e anche mentalmente, persino con la monarchia che aveva dato origine allo Stato nazionale, che non è poco. Cioè questa Italia nel 1946 rifonda se stessa su delle matrici che sono totalmente diverse, non solo ovviamente alla dittatura appena trascorsa, ma persino ai modelli culturali, mentali, che erano all'origine dello stesso nostro essere Italia, che è una cosa complicata, sofferta, talvolta non sempre sistemata bene. Ecco, la differenza, la diseguaglianza di genere appesantiva e impediva tutto questo, il che significa che le loro battaglie, molto spesso, certo, si sono tradotte in battaglie per il miglioramento della condizione femminile in questa o in quella settore, ma in generale sono battaglie sulle questioni della diseguaglianza sociale, le battaglie operaie, quella delle tabacchine, memorabile anche qui la pagina che ci dedica Eliana, sono battaglie che riguardano anche quella combattuta dalla Rina Merlino, ma è una battaglia che dovrebbe essere più di educazione maschile che di sistemazione delle cose. È più un richiamo ai maschietti a essere, come dire, persone all'altezza della novità dei tempi, insomma, piuttosto che così rimpiangere qualche volta fasti passati. E c'è anche, e con questo finisco perché ho finito anche l'articolo qualche tempo fa scritto per il Mattino, perché mi ha colpito. E poi c'è, per esempio, tra le tante battaglie, come vedete non sono battaglie sulle donne, sono battaglie su alcune questioni. La magistratura, che è l'ultima su cui finisco. La magistratura non è un problema di donne, né si risolve solamente mettendo le donne. All'indomani del 1946, il problema della continuità e discontinuità dello Stato italiano si gioca largamente sul problema della magistratura, anche perché paradossalmente, questo non so chi me lo raccontò, era stata forse, e si manifestava così, forse era stata più liberale la magistratura italiana sotto il fascismo, che naturalmente viveva in un apparato normativo ben determinato, ma la cui formazione era una formazione dell'Italia liberale, di quanto cominciò ad essere nell'applicazione delle leggi dell'Italia repubblicana una magistratura che si era largamente formata sotto il fascismo. E che quindi, soprattutto negli anni 50 e 60, aveva delle posizioni che veramente erano in totale dissintonia con dove il paese voleva andare. Naturalmente lo faceva con l'accomodamento, la complicità talvolta del potere, che quando si poteva dare una bottarella, diciamo, alla sinistra non dispiaceva. Sembravano tutte di sinistra, ma non erano di sinistra quelle battaglie. Erano battaglie per un'Italia democratica, nel senso più pieno e comprensivo della parola. La magistratura fu un elemento di pesante ostacolo nella realizzazione di tutto questo. Negli anni 50 e gli anni 60. Quindi combattere per la riforma della magistratura, come viene fatto, non significa combattere solo perché così ci sono anche le donne, ma combattere perché la magistratura si adegui a quel quadro generale che ho detto. In questo combattimento, appunto, c'entra naturalmente la possibilità delle donne di accedere alla magistratura. Perché ancora negli anni 50, cioè dopo tutto quello che ci siamo detti sulla Costituente, ancora negli anni 50, per le donne non è possibile presentarsi a un concorso in magistratura. Ora io faccio una matematica rapida, stiamo parlando di 70 anni fa, che non sono pochi naturalmente, ma sono nulla nella storia.
Allora, io finisco questo e poi faccio una piccola conclusione che è quasi un appello. Mi perdonerete l'aspetto di appello, ma ci vuole, cioè c'è bisogno. Si ottenne un primo risultato, ma fu un risultato un po' risicato e soprattutto nella discussione parlamentare ci fu una forte opposizione al che le donne entrassero, potessero poi arrivare anche, una volta entrate e fatte la carriera, potessero diventare giudici di Cassazione. Perché, spiega Giovanni Leone, ora Giovanni Leone noi lo consideriamo un eccellente giurista, è stato un politico importante per Napoli, ma non stiamo dicendo, quindi, non era Almirante che parlava, tanto per capirci, o qualche cascama del fascismo di allora. Era Giovanni Leone, non era ancora, credo, Presidente della Camera in quel momento, ma fu poi anche un buon Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, i quali disse, sì, vabbè, facciamogli fare il concorso, ma in Cassazione no. In Cassazione no, perché? Un argomento interessante, Eliana, me lo rubo perché veramente mi ha colpito. Perché? In Cassazione, per poter arrivare a una decisione, bisogna avere una struttura, come dire, bisogna fare delle riflessioni di grande finezza teorica, un po' astratta. E noi siamo viscerali. E quindi le donne non sarebbero in grado di poter esprimere quella sorta di distacco, di astrazione e di finezza, per così dire, della questione giuridica, che è propria, devo immaginare, degli uomini. Io nego che questa cosa a me abbia toccato, ma insomma, pare che noi possediamo queste capacità di astrazione e di finezza giuridica, e non le possono essere le donne. Sono argomenti che vengono, appartengono agli atti parlamentari, quindi non è che mentre parlavano così tra amici si è lasciato dare una di quelle cose, no, ma io scherzavo, avevo una battuta tra amici, eccetera. No, è una posizione pensata da un grande giurista, un grande uomo politico e in una sede istituzionale importante, qual è la discussione per l'accesso delle donne alla magistratura italiana, fine anni 50, non inizio anni 50. Allora, e concludo. Queste cose sono di 70 anni fa. Oggi delle due l'una. O noi riteniamo che esse siano così ben introiettate nel nostro DNA, questa volta parlo anche alle donne, non parlo solo a me stesso, introiettate, per cui dice, vabbè, anche se uno non le sa, comunque vive come se le sapesse, perché la vita tutto intorno si muove seguendo. E questa potrebbe essere una buona soluzione, però dobbiamo avere la certezza che diamo questa risposta. Se qualcuno di voi lavora, è in grado di poterla dare, mi compiaccio, perché io non riesco a darla, non sono sicuro che sia questa la condizione. Sono più tentato dell'idea che la freschezza di questa battaglia e la freschezza delle battaglie successive che sono venute dopo, i risultati ottenuti, la fatica che ci è voluta per ottenerli, il mondo di ieri rispetto al mondo di oggi, è così poco noto nella coscienza della società, diciamo della società italiana, e quindi la società è fatta di maschietti e di femminucce, che noi viviamo in una condizione insincera, perché viviamo in una condizione, parlo un po' pensando al mio mestiere, in cui non c'è conoscenza e coscienza, non prima ancora la conoscenza, può anche venire dopo, se c'è la coscienza siamo a posto. Il problema è che secondo me la conoscenza, la coscienza non c'è, cioè noi non siamo coscienti profondamente, tutti, comprese le donne, di che cosa significava essere donne ancora negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, che cosa ci è voluto perché queste cose non fossero proprio al meglio sistemate, ma molto, molto cambiate. E in questo modo ci smarriamo noi. Usiamo così questa piccola cosa tra amici, una conversazione tra amici, non agli atti della Repubblica. Ci smarriamo noi maschietti, perché ci sembra anche qui
che abbiamo già fatto tanto, cos'altro vogliono da noi, ripetendo quindi uno schema, senza renderci anche qui conto che non è un do ut des, ma è la costruzione di una società altra e nuova e diversa, come i padri e le madri della Costituzione avrebbero voluto e che non abbiamo ancora realizzato. Quindi un discorso politico, non un discorso solo di questione. E non lo sono nemmeno non le nostre compagne in senso stretto, ma le nostre compagne di vita che sono il mondo, che sono l'altra metà del cielo, come si diceva una volta, le quali oscillano, oltre a una utilizzazione, scusatemi, dico quello che è così più o meno, in chiave, come dire, come abbiamo fatto sempre noi, che è un vero peccato, non perché non si debba fare, ma è un vero peccato, soprattutto, oppure perché conferma allora che insomma, l'umanità è un po' meno redimibile di come sembra, ma questo è anche. Oppure si dedicano al contrario a una ipervalorizzazione della loro condizione, giocando su questa faglia molto particolare di questi anni, in cui essere donna può significare poter giocare tutte le partite possibili, in tutti i modi diversi, e dopodiché però a quel punto tutte le questioni della diseguaglianza finiscono, perché tu hai semplicemente delle, come o abbiamo delle generazioni maschilmente aggressive, disorientate, così dall'altra parte poi abbiamo un mondo femminile che, pur esibendo la forza delle ragioni di una battaglia incompiuta, in realtà sta già combattendo battaglie completamente diverse. E anche qui io mi smarrirei e non riuscirei più a capire dove sono finite le nostre madri, la Costituzione, ma soprattutto dove è finita la Costituzione. Ma io non mi voglio lasciare con questa aria un po' così. Voglio solamente dire che è un tempo interessante questo, in cui se abbiamo il coraggio di guardare le cose per come sono, ne ricaviamo dei grandi vantaggi. Se facciamo tutti quanti finta, i vantaggi sono irrilevanti. E per guardare le cose come sono ci vogliono persone come Eliana e libri come quelli che scrivono. Grazie, lo sguardo dello storico e adesso lo sguardo di una studiosa di filosofia delle dottrine appunto di una filosofia di una filosofa del diritto e delle dottrine politiche che ha anche dei, diciamo così, anche che può presentare un punto di vista particolare perché per ragioni familiari è anche dentro questa vicenda. Grazie Fiorinda, grazie ovviamente ad usare questo. No, tutte e due. Ah, tutte e due, perfetto, perfetto. Grazie ovviamente all'istituto che ci ospita e per me è sempre un'emozione grandissima essere qui perché l'ho detto prima parlando con Massimiliano, quando c'è stato questo momento nella mia famiglia che di fatto è vissuta a Roma, di riscoperta delle radici napoletane, di ritorno a Napoli, per me l'incontro con questo istituto è stato veramente un momento di grandissima gioia, l'incontro con l'avvocato Marotta, che mi dovete scusare, ma ogni volta non posso mancare di omaggiare e di ricordare, è stato uno di quegli incontri davvero preziosi della mia vita, quindi è sempre bello essere qui. È bello in questo caso discutere di questo libro meraviglioso di Eliana Di Caro, che ho avuto il piacere di conoscere grazie a questo libro, e devo dire la verità, spero veramente che sia l'inizio di una bella amicizia, certamente l'inizio di un rapporto per me nel quale ho potuto imparare tanto, imparare perché certo poi dirò qualcosa partendo anche dalle provocazioni sull'astrazione delle donne che sono state molto molto interessanti, stimolanti. Indubbiamente l'argomento mi è caro per tante ragioni e mi è noto anche per tante ragioni perché con la Fondazione Nilde Iotti, della quale sono vicepresidente e presiedo il comitato scientifico, ecco, negli ultimi anni noi ci siamo molto impegnate, Eliana lo sa perché ha seguito le nostre pubblicazioni, il nostro lavoro sul cercare di recuperare questo oblio che era sceso sulle 21 elette all'Assemblea Costituente. C'è stato un grande impegno da questo punto di vista, così come c'è stato un grande impegno nel ricordare con ovviamente un'attenzione più forte sulle donne che hanno avuto un ruolo all'interno dell'Assemblea, all'interno delle amministrazioni. Ricordo un recente lavoro sulle sindache curato dall'amica Andrea
ripetizione, ecco, ma ricordare in generale l'impegno delle donne italiane nella ricostruzione di questo paese. Io lo dico sempre, ne parlavamo prima con Eliana, non c'è nulla che mi sia più lontana di una storia, dell'idea di una storia dell'elite femminile. È una cosa che io personalmente non sopporto. Nello studiare, diciamo, le figure che hanno avuto certamente un ruolo più eminente, è innegabile, le prime elette nelle amministrazioni, all'Assemblea Costituente, per me la cosa che noi dobbiamo ricordare è che stiamo solamente iniziando un percorso che ci dovrà portare inevitabilmente e in uno spirito assolutamente democratico a pagare veramente un tributo di conoscenza alle donne che negli anni della Resistenza si sono impegnate per questo paese in tantissimi livelli. E questa è una storia che dobbiamo veramente, esorto le giovani che sono qui, giovani studiose, vedo la dottoressa De Luca D'Amato, anche se è una modernista, insomma, coglie benissimo lo spunto di quello che sto dicendo. Dobbiamo assolutamente ampliare lo sguardo il più possibile, andando a recuperare tutte quelle figure che, di donne che hanno veramente avuto un ruolo importante nelle singole realtà locali, perché non era scontato quanto è avvenuto, non era scontato che le donne partecipassero a quelle elezioni del 1946, che erano state viste ancora con molto scetticismo, perché chiaramente si era arrivati, è stato ricordato dal professor Mascilli Migliorini, che ringrazio per il suo bellissimo intervento e anche per quanto indirettamente ha già rievocato della mia storia familiare, delle mie donne di famiglia, di mia nonna Maria Iervolino de Unterrichter, che è una delle 21, anche di mia madre, che lei ha voluto carinamente ricordare, Rosa Iervolino. Ecco, non era scontato che le donne nel 46 partecipassero in una maniera così massiccia alle elezioni. È chiaro che il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto in una maniera, l'ha detto splendidamente il professore, tardiva, ma neanche troppo, ecco, rispetto alla linea di tutta l'Europa, con quel decreto del governo Bonomi del 1° febbraio del 45, che di fatto estende il diritto di voto alle donne, e così si scorda l'elettorato passivo. Mi ricordo anni fa ebbi una discussione molto interessante con Paola Gagliotti, che è grande studiosa del mondo femminile, e mi diceva: guarda Francesca, che in realtà l'elettorato passivo era chiaramente inteso, però sai benissimo, Eliana, avendo studiato l'argomento, che tanto inteso non era, perché da più parti i movimenti femminili si mobilitano immediatamente per rimarcare la mancata dizione della possibilità di essere elette. E quindi anche qui si arriva a una prima partecipazione, a una prima possibilità di partecipazione delle donne alle istituzioni, già in una maniera monca, peraltro in una situazione nella quale, ricordiamolo, questo decreto, Eliana ogni tanto cita anche queste vicende, è stato accolto quasi con distrazione dall'opinione pubblica del tempo, non con quella necessaria attenzione che era dovuta rispetto a un passaggio epocale della storia italiana, nel quale chiaramente il 50% della popolazione, forse anche di più, finalmente aveva il diritto di voto, che era qualcosa che doveva essere diversamente rimarcato. E quindi qui già un primo tributo di ringraziamento importante, Eliana ci torna su questo aspetto, parlando per esempio della figura della Federici, e non solo, ecco, l'impegno delle donne che poi saranno elette alla Costituente con i movimenti femminili che si erano costruiti, il CIF, l'UDI, le settimane per il voto, per rimarcare quanto fosse importante mettere in luce l'aspetto dell'elettorato passivo. Quindi molto ben contestualizzato questo aspetto. Ma ancor più, ecco, ricordiamo, è un discorso che, diciamo, in qualche modo interseca anche la bellezza e il fascino delle biografie che Eliana così magistralmente narra, quanto effettivamente queste donne abbiano dovuto fare anche nel dare conto di una maturità politica delle donne italiane, che di fatto c'era ma che non era riconosciuta. Più del 90% delle donne chiamate al voto il 2 giugno del 46 si esprimono in quella festa del voto che in qualche modo descritta da molte memorie di quella giornata. Io ho dei ricordi anche un po' familiari, interessanti, di quella giornata che non porto avanti per non fare troppa commistione tra ciò che mi è proprio e ciò che magari esce fuori da ricerche. Però qualcosa poi in finale dirò in omaggio all'appartenenza lucana a livello, diciamo, di rappresentanza all'Assemblea Costituente che mia nonna Maria Iervolino de Unterrichter fece nel 46.
Ecco, per cui molto molto importante questo aspetto. Trovo che tra i tanti tratti salienti del libro di Eliana c'è una cosa che immediatamente mi ha colpito, non solo perché si trova nella prima pagina ed è la dedica, ma perché veramente Eliana dimostra con la sua dedica di avere colto lo spirito del lavoro delle costituenti. Eliana dedica questo libro a Marta Caiulo, di 9 anni, sindaca dei ragazzi di Brindisi, e a tutte le bambine, a tutti i bambini che seguiranno la strada delle donne, aperta dalle donne elette all'Assemblea Costituente. Allora, perché questo aspetto mi ha subito colpito prima di andare, e andrò evidentemente sui temi trattati nel libro? Perché chiaramente Eliana, con la sensibilità di narratrice, di storica, ma anche di grande narratrice culturale che la contraddistingue, ha colto un aspetto fondamentale, cioè quanto il lavoro delle donne elette all'Assemblea Costituente avesse questo senso del futuro. Ecco, avesse uno sguardo rivolto sempre verso una visione prospettica della politica, e quanto con la diversità delle biografie sarebbe bello soffermarsi su tutte. È chiaro che non possiamo in questa sede, diciamo, prendere troppo tempo, anche perché tutti abbiamo voglia, Eliana, di ascoltare poi le tue parole, di sentire dalla tua viva voce come tu sei arrivata a questo percorso, in quelli che sono i tuoi studi, che conosciamo essere da sempre attenti alle tematiche femminili. Però in questa tua dedica tu dimostri di avere subito compreso il messaggio che le elette dell'Assemblea Costituente hanno voluto dare, che certamente è quello della solidarietà tra di loro, certamente è quello dell'impegno per le questioni femminili. Lo diremo, questo è stato già detto dal professor Mascilli Migliorini, quindi sarò più breve su questo aspetto. Ma quest'idea di costruzione di un'Italia futura è un'idea molto bella, che già si trova nella tua dedica, e fa in qualche modo anche un po' quando con le considerazioni che Emilio Gentile fa nel introdurre il tuo lavoro. Cioè, queste donne, queste 21 elette, 21 su 556 membri del Parlamento, quindi è stato già detto una percentuale molto bassa, il professore ha detto chiaramente che sono stati più quelli che saranno i grandi partiti di massa, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, a investire nelle candidature femminili. Il numero delle candidate certamente è molto rilevante, ma poi questo magari ci ritornerò in una parte conclusiva raccontandovi qualcosa un po' di memoria familiare sulla campagna elettorale in Basilicata in omaggio appunto a Eliana. Non era facile per donne candidate nel 46 effettivamente essere elette, al di là di quello che era lo spessore della loro personalità e delle loro indubbie qualità. Pensate solamente al dato organizzativo. Vedo Patrizia Manzoni in fondo che già subito, ecco, apre bene gli occhi. Pensate a che cosa voglia dire, Patrizia, tu lo sai quante campagne elettorali hai fatto, organizzare una campagna elettorale molto spesso lontano dalla propria famiglia, dalla propria vita. Molte delle donne, non solo elette ma anche candidate, avevano sia una dimensione lavorativa ma anche soprattutto una dimensione familiare, e quindi non era proprio una scommessa facilissima. Non stupisce, io credo che quel gap che c'è tra il numero delle candidate e delle elette, ecco, in svantaggio vada certamente letto, ed è stato fatto da molti analisti politici, nel senso che le donne italiane così immature nel capire che dovevano partecipare alle elezioni, è stato detto ultimamente molte volte, non danno sufficientemente fiducia alle donne. Questo è vero, però teniamo anche presente della difficoltà di farsi conoscere che hanno queste donne candidate, che sono costrette spesso ad andare lontano dalle loro città, chi è candidato nel collegio unico nazionale a compiere dei percorsi difficili, partendo magari da situazioni, non solo, ecco, noi forse, come Massimiliano ha detto, potremmo essere state svantaggiate nel senso dell'astrazione, questo non so, ma certamente delle non sono d'accordo come te, la penso assolutamente come te, Fiorinda, ma certamente per quanto riguarda quel momento è chiaro delle potenzialità organizzative, delle capacità economiche, dell'autonomia strutturale, ecco, sono molto d'aiuto da questo punto di vista i movimenti politici femminili nel sostenere le candidature femminili. Una cosa che mi ha molto colpito
anche qui cerco di dire delle cose sintetiche, ma insomma sperando di poter rendere quanto mi farebbe piacere commentare del bel libro di Eliana. Queste donne candidate, e poi ovviamente le 21 elette, si sostengono sin dalla campagna elettorale. Io, avendo visto molta della loro propaganda elettorale, certo posta ovviamente la tematica dell'essere magari in competizione tra di loro in alcune circoscrizioni, ho visto che molte di loro scrivono la biografia per presentare la collega candidata, la biografia di mia nonna, il cosiddetto santino elettorale. Parlo per chi ha fatto molte campagne elettorali e capisce immediatamente cosa sia il santino, che ora non va più di moda, quello che si Lucio alza subito gli occhi, anche lui, quello che si distribuisce naturalmente per le strade. Quello di mia nonna fu scritto da Angelina Cingolani Guidi, perché appunto c'era quest'idea che le donne dovessero presentarsi tra di loro come simbolo di solidarietà, quindi delle situazioni effettivamente anche di complessità nell'affermazione di queste figure. Torno al libro di Eliana per dire che non solo è stata colta molto bene sin dalla dedica questa prospettiva di futuro, e tu nelle biografie tratti ottimamente anche del segno lasciato dal lavoro delle donne, citato il caso della magistratura, non ci torno più, però anche l'emendamento ultimo non approvato appunto della Maddalena Rossi, appunto con la Teresa Mattei, che però apre la strada per un ulteriore successivo abbattimento di tutti quegli ostacoli che avevano di fatto impedito un immediato accesso delle donne in magistratura, ulteriore intervento appunto che coinvolge altri costituenti contro la legge del 1919, che di fatto limitava moltissimo, una legge che andava a limitare nei fatti contro il portato della Costituzione, di quella che sarà la Costituzione, la possibilità delle donne di accedere alle cariche pubbliche più rilevanti. Quindi anche lì c'è una situazione di rete molto molto forte. Però perché, allora, tornando alla prefazione di Emilio Gentile, c'è questo oblio che poi cade su queste figure? Perché questo è un paese che molto spesso, diciamo, è portato a dimenticare il contributo di chi tanto ha lavorato? Ecco, questa è una domanda alla quale non saprei dare una risposta, se non immaginando, ecco, di dover ricorrere a quelle che sono le analisi, e qui non mi voglio soffermare perché sarebbero tematiche forse troppo lunghe e che ci porterebbero molto lontano dal nostro discorso, che oggi vuole essere gioiosamente concentrato sul libro di Eliana, quelle che sono le dinamiche dei partiti politici. Se noi andiamo all'interno delle singole biografie delle 21 costituenti, vediamo che molte di loro, secondo me non è un caso, forse avevano dato anche un po' fastidio col loro coraggio, a un certo punto vengono emarginate dal loro partito. Ecco, se io penso certamente al caso della Noce, che è anche legato alle sue vicende personali con Luigi Longo, è comprensibile, ma un caso veramente molto doloroso, perché Teresa Noce è una donna che alla cultura comunista ha dato tantissimo. È stato citato ottimamente il caso di Lina Merlin. Lina Merlin è una militanza socialista antichissima, perché biograficamente è una delle donne più anziane tra le elette all'Assemblea Costituente. Lina Merlin che arriva a allontanarsi in maniera molto polemica dal Partito Socialista, ecco, e sono molti altri casi che noi potremmo fare. Devo dire anche, dietro all'allontanamento di mia nonna dalla politica, cioè che è stata una sua scelta naturalmente, però certamente c'era un volontario distacco da certe dinamiche della Democrazia Cristiana che non condivideva e con le quali non voleva avere nulla a che fare, quindi la scelta di dedicare la seconda parte della sua vita, che purtroppo è stata più breve di quella che si sperava, all'impegno nell'opera Montessori, all'impegno nell'UNESCO come rappresentante nell'UNESCO, nella scuola nel CEPAS con Olivetti, con Ossicini, con tutto quel gruppo lì. Ma sono tantissime le donne elette all'Assemblea Costituente che di fatto poi lasciano presto, è stato detto. Abbiamo l'eccezione luminosa di Milde Iotti, della quale ho avuto modo di occuparmi tante volte, ovviamente grazie all'impegno della Fondazione, però certamente lì anche
concorrono tante situazioni. La Iotti è una figura indubbiamente singolare anche nel mondo comunista, e certamente è noto che la sua progressione politica inizia dopo la morte di Togliatti, quindi certe maldicenze che molto spesso arrivano dalla destra sono assolutamente da respingere, non solo perché da alcuni commentatori di destra segno di una cultura ancora profondamente misogena, ma perché assolutamente non vere, perché la vera progressione di Nilde Iotti avviene dalla metà degli anni 60. Certamente Palmiro Togliatti non è in vita quando lei diventa presidente della Camera, è eletta per altre ragioni. Ricordiamo che Nilde Iotti è una delle prime parlamentari del Partito Comunista a credere, insieme a Giorgio Amendola, alla scelta europeista, compie delle scelte che sono anche lì diciamo molto diverse forse da quella che era la cultura del suo partito del tempo. Nel caso di Nilde Iotti credo che ci siano tante altre considerazioni da giocare. Una figura indubbiamente di una donna che ha saputo anche mettere insieme approcci culturali diversi e ben rappresentarli, però ecco, magari non voglio su questo soffermarmi molto, perché mi piacerebbe più restituire il senso del libro. Però questo mi sento veramente, dando ancora merito a Eliana di avere colto questo aspetto di impegno per il futuro delle donne elette alla Costituente, di sottolinearlo. Queste donne indubbiamente sì, erano un'avanguardia politica, certamente forse molto al di là di quella che era la cultura politica dei loro partiti, certamente in molti casi, e va detto, perché poi la matematica non è un'opinione, se la Costituzione ha questa conformazione che pur sulla linea dell'articolo 3, che rimuove di fatto, si impegna lo Stato a rimuovere di fatto le disuguaglianze, anche quelle di sesso, locuzione di fatto voluta fortemente da Teresa Mattei, che sembrava quasi voler banalizzare effettivamente il significato dell'eguaglianza, introducendo il concetto di eguaglianza sostanziale, che invece caratterizza fortemente nella portata questa Repubblica. Ecco, le donne indubbiamente sono state certamente in queste loro scelte politiche sostenute da buona parte dei loro partiti, altrimenti alcune cose non sarebbero state approvate, però con grandissima fatica hanno avuto la capacità, ecco, di andare contro molte volte gli establishment, sia quelli ecclesiastici da parte democristiana, sia quelli più, diciamo, conservatori della sinistra in alcuni casi da parte delle socialiste e delle comuniste, e di fare rete comune, non perdendo però il senso delle differenze. Io per esempio ricordo molto spesso da questo punto di vista, perché non vorrei che questa comunanza di intenti dell'impegno delle donne sulle tematiche che abbiano riguardato l'eguaglianza tra i sessi, la tutela della famiglia, tema centrale che attraversa l'impegno di tutte le 21 elette, non solo di Nilde Iotti, relatrice alla prima sottocommissione della commissione di 75 sul tema della famiglia, ma delle donne che sono parte appunto della commissione di 75 per quanto riguarda l'aspetto economico-sociale, del riconoscimento della famiglia in Costituzione, che anche qui qualifica la nostra Costituzione come un documento estremamente più progressista rispetto alle costituzioni formali di stampo ottocentesco, che non davano nessuna attenzione specifica alla famiglia come istituto. Queste battaglie sono certamente battaglie svolte insieme dalle donne. Rimangono naturalmente le differenze politiche. Ricordo sempre il momento dell'approvazione dei trattati di pace di Parigi, perché l'Assemblea Costituente naturalmente è anche organo politico, oltre organo che scrive la Costituzione. Anche qui il violentissimo attacco di Maria Maddalena Rossi alla politica estera di De Gasperi, un attacco molto coraggioso che è completamente in linea col lavoro che Maria Maddalena Rossi ha fatto, donna peraltro laureata in chimica, una delle prime donne laureate in materie scientifiche, che ha avuto anche lei una grande esperienza negli anni del fascismo di esilio all'estero, e quindi contatti internazionali importanti. Nella commissione per i trattati di pace attiva all'Assemblea Costituente, già Maria Maddalena Rossi, in maniera molto coraggiosa, certo interpretando le posizioni del Partito Comunista, si schiera contro la politica togliattiana e in modo particolare in seguito al contro la politica de gasperiana, scusate il lapsus, in particolare in seguito al viaggio che viene svolto
negli Stati Uniti, che di fatto poi rompe l'alleanza dei partiti antifascisti, ma ancor più nel dibattito in aula, tra i discorsi più violenti che accusano la politica del governo De Gasperi c'è quello della Rossi, che certamente non vede d'accordo le colleghe democristiane. Ma questo segnala naturalmente che cosa? Che queste donne, oltre che essere delle ottime paladine dei diritti delle donne e ottime interpreti di questo mandato di rappresentanza ricevuto da elettrici e elettori italiani, quindi capaci di costruire in maniera prospettica con la Costituzione un'Italia democratica, erano comunque delle donne politiche a 360 gradi, perché tante volte ho un po' l'impressione che nel voler rimarcare, tu Eliana non lo fai perché sei molto attenta a fare vincere il loro lavoro politico, questo senso di concordia tra le costituenti, si dimentichi quanto queste donne fossero anche delle leader politiche, leader di movimenti femminili, leader di associazioni femminili, capaci di dialogare, ecco. E soprattutto un altro tratto che invece esce assolutamente molto bene da questo libro, che mi fa piacere ricordare, perché queste donne secondo me ancora oggi hanno molto da insegnare a noi, ma io penso anche a tutte le donne che sono impegnate nelle istituzioni a tutti i livelli, anche uomini auspicabilmente, diciamo, perché credo che ci sia stato, e qui mi riferisco a un discorso fatto da Nadia Spano l'8 marzo del 1947, e vi dico perché, veramente un corretto modo, un corretto e profondissimo modo di intendere il mandato popolare. Nel discorso che la Spano fa nell'8 marzo del 1947, per ricordare, per festeggiare appunto la festa della donna in assemblea costituente, dopo l'intervento di Elisabetta Conci, che con lei rappresenta appunto le 21 elette, esce fuori un aspetto che secondo me è comune, tu lo delinei molto bene, diciamo, rappresentando quello che è l'impegno sociale, l'impegno politico delle donne, per le donne e nella società, ma la consapevolezza di essere rappresentanti veramente delle cittadine italiane. La Spano esprime in questo suo discorso, questo aspetto mi ha sempre molto colpito, quasi un dispiacere di essere in assemblea a celebrare l'8 marzo. Dispiacere perché? Perché intanto è chiaro che è dato, e questo è detto nelle sue prime parole, il fatto bellissimo di trovarsi per la prima volta insieme a celebrare la festa della donna in un'assemblea democraticamente eletta in Italia. Però dov'è il dispiacere? Sta nella consapevolezza che quella non è la festa delle donne nelle istituzioni, ma è la festa delle donne italiane, che si sono impegnate fortemente per la liberazione di questo paese, e che quindi per lei è bello dare voce a questo sentimento, ma allo stesso tempo è un peccato non essere con le donne nelle piazze a festeggiare questo momento di ritrovata di democrazia, non essere in sintonia anche fisica, diretta, con tutte le cittadine che hanno veramente contribuito col loro impegno, ecco, a liberare questo paese, come tu citi questo tratto, questo passaggio nel tuo libro, che è molto molto bello e ti ringrazio per averlo fatto, come eredi appunto delle donne che hanno fatto il risorgimento italiano, come eredi delle eroine del Settecento, delle repubbliche giacobine del Settecento, e quindi lancia proprio questo appello a far sì che questa non sia la festa dell'assemblea costituente, ma che sia la festa veramente di tutte le donne italiane, perché a loro si deve un grandissimo debito di riconoscenza. Ecco, io credo che attraversando la biografia delle donne elette, questo senso veramente di essere rappresentanti delle donne italiane si ritrova in tutte e in tutte le battaglie che sono state compiute. Si parla spesso dell'unica un po' eterodossa dell'Ottavia Penna Buscemi, come una donna che non solidarizza con le altre. Ottavia Penna Buscemi, ricorderete, la rappresentante del movimento dell'uomo qualunque, di quel movimento creato e voluto da Giannini, che ha un immediato grande successo e che poi finisce. Però anche lì lei certamente non partecipa, diciamo, nel sostenere le mozioni delle sue colleghe,
È la prima donna in maniera strategica, chiaramente candidata alla presidenza della Repubblica in maniera quasi provocatoria da Giannini, che ottiene comunque un discreto successo. È comunque una donna che ha la capacità di distaccarsi dal suo movimento politico, perché non condivide più le scelte di Giannini che l'aveva fondato. E nella tua biografia si ricorda anche questo suo impegno per le donne della Sicilia, che continua molto al di là dell'impegno che lei aveva avuto nelle istituzioni. Mi ricordo che in una testimonianza che lessi, in una delle memorie dell'Assemblea Costituente, lei si autodefiniva una donna che poi era tornata felicemente al suo ruolo di moglie e di madre, ma che tu ricordi, ecco, aver continuato con molta, molta, molta forza un impegno nello sviluppo delle condizioni economiche e sociali della sua Sicilia, addirittura interloquendo in una maniera molto critica con De Gasperi, che le chiedeva di sostenere, come tu ricordi, dei sussidi per il popolo siciliano. Lei spiega molto intelligentemente che non si può andare avanti a dare sussidi a pioggia, ma che è necessario promuovere lo sviluppo della Sicilia. Io anche in questa donna così diversa dalle altre trovo comunque un tratto veramente di distinzione delle donne elette all'Assemblea e la capacità davvero di dire sempre, per questo mi hanno sempre affascinato moltissimo, con grande autonomia quello che pensavano, autonomia anche rispetto ai propri apparati politici. Questo tu lo descrivi molto bene e si vede nel proseguio di tutte le biografie che tu narri, e ti sono molto grata per questo, anche al di là dell'esperienza nell'Assemblea Costituente. Molto spesso, leggendo questi libri, si ha la ventura di trovare delle biografie molto erudite circa l'impegno delle elette all'Assemblea Costituente all'interno dell'Assemblea. Poi pare che spariscano. Ci sono due frasi del tipo "muore nell'anno tale" e ogni tanto ci si domanda, sì, vabbè, ma che cosa succede? Ecco, bellissima la ricostruzione anche del caso di Teresa Mattei, che è la più giovane delle elette all'Assemblea Costituente. Tu naturalmente spieghi anche tutto quel suo distacco dal Partito Comunista, così traumatico, così drammatico, ma continua anche questo suo impegno nella formazione, l'impegno per i bambini, un impegno molto, molto, molto forte e convincente. Ovvio, vorrei dire tante cose, però in omaggio a te mi ero ripromessa, uno, di essere breve, e non lo sono stata. La seconda cosa, voglio quantomeno, come dire, attuare questo secondo proposito, di dire qualcosa sulla campagna elettorale in Basilicata di mia nonna. Perché questo, proprio credimi, te lo offro come omaggio. Io sono, il professore che mi conosce da tanti anni lo sa, in realtà inizialmente una modernista, poi felicemente approdata alla storia delle dottrine politiche, ma sono una modernista nel cuore, e qui dico una cosa che è un po', come dire, mi pesa, perché riferisco anche della mia incapacità fino in fondo. Non è bello, in teoria ormai sono una professoressa d'età, non dovrei denunciare le mie incapacità, però mi piace sentirmi giovane fino in fondo, della mia incapacità di intendere forse all'inizio correttamente la storia. A cosa mi riferisco? Professore, io sono stata allieva, ho avuto la fortuna di essere allieva di Pietro Scoppola e di avere un rapporto magnifico con Pietro Scoppola, che voleva assolutamente che io continuassi a fare ricerca con lui. E a un certo punto io però mi resi conto che non potevo fare storia contemporanea. Ma perché non potevo fare storia contemporanea? E un po' la risposta era nella storia della mia famiglia, perché dovevo indubbiamente prendere le distanze. Io ho due nonni eletti all'Assemblea Costituente, una madre che ha fatto politica per tutta la vita. La storia contemporanea per me era troppo contemporanea. Io dovevo indubbiamente andare un po' indietro. Questo in omaggio alle critiche ricevute sulla nostra incapacità di distaccarsi dalle passioni, di essere razionali. Ho cercato, mi sono illusa di essere razionale, di essere metodica e distaccata, approdando la storia moderna, cosa che per me è stato indubbiamente un grandissimo arricchimento. E mi ricordo, in un ultimo dialogo che ho avuto con Scoppola poco prima che morisse, ci incontravamo spesso, capitava a Roma di incontrarci sempre con grandissimo affetto,
Lui mi disse: guardi, lei non ha capito niente, la storia è sempre passionale, il metodo c'è, ma la storia, aveva ragione Croce, è tutta contemporanea, quindi lei anche studiando Giulio Cesare studia sempre qualcosa che le è vicino. Secondo me ha sbagliato a non laurearsi con me. E lì l'abbiamo buttata a ridere, perché lui mi ha detto che gli ho preferito il giovane Simoncelli, io ho detto che lui ha preferito a me l'anziano Mario Segni, perché all'epoca Scoppola era molto occupato. Perché vi racconto i fatti miei, per introdurre la nota conclusiva sulla Basilicata, quindi l'abbiamo così conclusa in questo modo. Ma io in realtà, vedete, non ho mai potuto pensare di occuparmi di storia contemporanea per una ragione, e qui arrivo pian piano alla Basilicata, perché io purtroppo di mia nonna non ho molti ricordi, perché lei è morta nel 75, io avevo 3 anni, mi ricordo lucidamente il giorno in cui è morta, uno dei primi ricordi della mia vita, ma non mi ricordo di lei. Ho imparato ad amarla, a conoscerla tramite tante letture che ho fatto nella casa dei nonni a Napoli, quando rimanevo lì la sera e mi piaceva leggere nei cassetti questi documenti degli anni del fascismo, loro vivevano lì dagli anni 30, della Costituente, le lettere di mia madre ai genitori che facevano la campagna elettorale, che molto anche mi hanno fatto capire cose, insomma, un po' delle dinamiche familiari. Però un ricordo molto netto che mi avrebbe molto condizionato, secondo me, come storica, e qui vado all'omaggio verso le donne della Costituente e la Basilicata, di mio nonno che appunto era stato eletto anche lui all'Assemblea Costituente, Angelo Raffaele Iervolino, aveva indubbiamente una militanza politica più antica, era di 12 anni più grande di mia nonna, era nato nel 1890 a Napoli e aveva, credo, causato il momento più forte di frizione tra il mondo cattolico e il fascismo con la sua presidenza della Gioventù Cattolica dell'Azione, della Gioventù di Azione Cattolica, che fu chiusa nel maggio del 1931, e nonno mi raccontava tantissimo di quei fatti, anche di come venne salvato da Pio XI dal carcere, di come fu messo da parte per evitare problemi, ma mi raccontava tantissime cose, non solo degli anni del fascismo, credo condizionandomi in una maniera, come dire, perpetua, ma anche dell'Assemblea Costituente. E una cosa mi ha sempre colpito, che pur essendo stato lui una figura molto importante, direi, insomma, di questo paese, non ha mai speso una parola su di lui, ma ha sempre parlato dell'impegno della moglie. Ha sempre parlato dell'impegno della moglie, dicendo una cosa, e qui rispondo polemicamente e affettuosamente al nostro Massimiliano, anche ricordando un po' la forza e la grandezza delle donne, che forse a certe cose sono arrivate più tardi, magari anche allo studio sì, ma ogni tanto qualche intuizione di futuro magari ce l'hanno. Lui diceva sempre che sì, indubbiamente il lavoro che loro avevano fatto come coppia impegnata nei movimenti antifascisti, come entrambi candidati ed eletti all'Assemblea Costituente, sebbene in posizioni diverse, perché lui fu candidato a Napoli, dove di fatto viveva, che era la sua città, mia nonna che pure viveva a Napoli, anche essendo, diciamo, di fatto trentina di nascita, altoatesina d'origine, per non essere avvantaggiata indirettamente dal ruolo del marito, fu candidata evidentemente nel collegio nazionale, con destinazione Preghiera di De Gasperi, di andare in Basilicata per cercare in qualche modo, perché si identificava, Eliana, nella tua Basilicata, il posto nel quale meno probabilmente le donne avrebbero partecipato alla vita politica. Per cui De Gasperi chiese a mia nonna di andare, perché ne conosceva la passione, sapeva la sua formazione, sapeva anche la sua capacità di spendersi per le altre, cercando di salvare un po' il salvabile di quello che dava per perso. E vengo un po' a quello che mi raccontava nonno di questa esperienza e un episodio finale sulla tua Basilicata. E mio nonno mi diceva sempre di questa loro campagna elettorale, che per lui forse era stato un gioco da ragazzi essere eletto, perché in fondo era una persona celebre nel mondo antifascista napoletano, era normale che sarebbe stato eletto, aveva avuto un ruolo prima nel Partito Popolare, tutti lo conoscevano, ma invece diceva il miracolo è stata tua nonna, perché partiva da Napoli con questi viaggi per andare a Potenza e Matera che duravano una giornata, con una 500 che avevamo rimediato da vicini, guidata dal portiere che aveva chiesto alla moglie di sostituirlo pur di accompagnare lei, di farla andare, diciamo, in una situazione di tutela.
avendo quel cognome, perché mia nonna si chiama De Unterrichter, in effetti, che non era chiaramente pronunciabile, che doveva essere mutuato col cognome del marito, ma che comunque solo associato ad una persona, voi capite, c'era stata un'occupazione nazista, non la metteva certamente in una posizione di simpatia, anche se chiaramente mia nonna aveva tutt'altre idee. Diceva sempre: il miracolo per me è stata assolutamente lei, perché io non ho fatto nulla, ma lei ha fatto tutto. Tant'è che mi ricordava sempre del loro ingresso all'Assemblea Costituente come un ingresso nel quale lui aveva ceduto il passo a lei come omaggio d'ingresso delle donne italiane prima degli uomini all'Assemblea Costituente, per vedere questo ingresso. E tornando alla Basilicata, a questa impresa disperata, ti dico una cosa in conclusione: fu un'impresa di grandissimo successo. Era veramente un po' disperata all'inizio. Io ho molte foto in quella che è la casa dei nonni, e molte foto che narrano di queste piazze piene di uomini, ma con nessuna donna. E tornava sempre questo ricordo, no, di, in fondo, di comizi nei quali c'era il segretario di Potenza, quello di Matera, tutti uomini, e nonna che cercava di parlare con le donne, e passando tramite i circuiti ecclesiastici qualcuna ne riusciva ad incontrare, ma nessuna si fermava a parlare con lei, fin tanto che un comizio a tricarico nel quale appunto sempre la piazza era piena di uomini ma non c'erano donne, e il segretario della DC locale le disse: è stato un grande successo per l'avanzata delle donne. Lei disse: ma che, mi prende in giro? E lui disse: no, non la prendo in giro, perché lei non ci ha fatto caso, ma le donne erano tutte alla finestra, coperte dalle persiane, perché ancora non hanno il coraggio di farsi vedere, ma hanno ascoltato tutte. Ebbene, Eliana, le lezioni andarono molto bene, c'è una foto molto bella di nonna portata in trionfo dalle donne lucane, che poi in effetti non erano andate in piazza, ma massicciamente forse avevano votato, smentendo i pregiudizi anche della tua bellissima terra, una terra che certamente oggi ci regala, e con questo concludo, un altro bellissimo momento di approfondimento culturale grazie al tuo libro, che veramente invito tutte e tutti a leggere, è una terra che, insomma, alla quale tutti siamo debitori sempre. Grazie davvero. Grazie Francesca, e a questo punto con molto piacere diamo la parola all'autrice. Vi potete immaginare con quale emozione mi siedo qui a questo tavolo dopo questi bellissimi contributi, dopo la cavalcata di Francesca con questa chiusura sulla Basilicata, dopo la generosità anche di Luigi, che ha colto dei punti molto significativi, e naturalmente anche dopo l'introduzione della direttrice Fiorenza Livigni. Sono veramente contenta, anzi la ringrazio ovviamente di aver organizzato questo momento, e in assoluto sono molto contenta di essere a Napoli, sia per ragioni geografiche, perché la mia meridionalità è in festa oggi qui con voi, e sia perché Maria De Unterrichter, effettivamente nata a Trento, insomma, spesi i primi anni della sua vita lontano, però insomma invece la sua vita politica, la maggior parte poi della sua vita è stata spesa a Napoli, quindi sono molto contenta anche per questo. Io sono andata soltanto in altri due posti in cui sono nate due costituenti: Adele Bei, una marchigiana la cui biografia mi ha pure molto coinvolto, e Maria Maddalena Rossi di Codevilla, invece vicino a Pavia. E diciamo, il mio sogno sarebbe poter andare un po' in tutti e 21 i posti. È stato detto già moltissimo di questo mio lavoro. Effettivamente posso raccontare come è maturata l'idea, per come è nato questo libro. Delle costituenti è vero, si è scritto, le fondazioni hanno fatto un lavoro importante, e le associazioni femminili, l'AMPI anche, le ha ricordate spesso, però io penso che mancasse
un racconto della loro umanità, del loro aspetto emotivo, del loro spessore appunto umano. Chi sono queste donne? Qual è il loro retroterra? Qual è la loro famiglia, la loro provenienza? In che misura sono state condizionate dal loro essere nate in un certo luogo? E la loro estrazione sociale anche? Cioè tutto questo che ha concorso ovviamente a renderle quelle che poi erano, secondo me era importante farlo venire fuori. E così io mettevo via ogni tanto qualche ritaglio, qualche pubblicazione, però dentro di me pensavo bisogna fare qualcosa. E poi quando il Presidente della Repubblica nell'ultimo discorso di fine anno ha ricordato che il 2 giugno del 21 era un anniversario importante, 75 anni della Repubblica, ho detto bisogna rompere l'indugio e mi sono buttata a capofitto, complice anche il Covid, in questa impresa. E più andavo avanti e più mi appassionavo e capivo che c'era da andare a fondo, da scoprire, ed è anche questo che mi ha portato a fare la ricerca dei discendenti, perché mi sono detta delle voci fresche di persone che le hanno conosciute evidentemente dal vivo, diciamo, che hanno avuto l'occasione di sentirle, sicuramente un valore aggiunto. E sono stata molto contenta sia della testimonianza offerta da Rosa Russo Iervolino e poi dalle chiacchierate più laterali che ho fatto con Francesca, e sia di essere riuscita a individuare gli altri, per esempio il figlio di Teresa Noce del 29, però vi assicuro che ha una memoria e una lucidità che mi hanno veramente colpito. Il figlio di Teresa Mattei anche, è stata importantissima la sua testimonianza, e così via anche con le altre. Ecco, vi dicevo, è stato detto tanto, io offro qualche spunto di quello che così mi sembra più significativo. Intanto queste 21 donne non erano delle improvvisate, cioè è stato già detto, però secondo me rispetto alla situazione politica che viviamo insomma ultimamente, il fatto che non ci fosse improvvisazione, che avevano una lunga militanza, che la loro preparazione era dimostrata, consolidata, e insomma non erano state scelte a casaccio, no? come candidate alla Costituente. Beh, questo viene fuori molto bene andando a scavare nelle loro vite, e quindi questo fa capire il perché fossero anche così motivate, così tenaci e avessero così chiaro il loro obiettivo, no? La condizione della donna era quella che ci possiamo immaginare dopo l'esperienza fascista, cioè era zero, era una condizione di totale subordinazione, lo era anche all'interno della famiglia che tanto si rimarcava, no? L'angelo del focolare, eccetera, ma in realtà c'era la patria potestà, la potestà maritale, l'adulterio della donna veniva sanzionato e quello dell'uomo no, e via dicendo. Sostanzialmente voce in capitolo non ce n'era, tantomeno c'era spazio nel discorso pubblico, perché appunto non erano mai andate a votare, quindi il loro binario era ben definito, quello che volevano sono riusciti a ottenerlo, abbiamo detto, anche grazie al superamento delle differenze, e questo secondo me ha fatto la differenza. E devo dirvi che l'ultima volta che è successo anche troppo tardi, nel 96, per la legge sulla violenza sessuale. La relatrice di quella legge, udite udite, era Alessandra Mussolini, e veramente si coalizzarono le donne di tutto l'arco parlamentare, dalle comuniste passando per le democristiane sino appunto Alessandra Mussolini, e riuscirono dopo una battaglia di anni e anni a far approvare questa legge. Cioè io credo che questo sia uno degli insegnamenti forti delle costituenti, cioè se non si fa rete, se non si fa sintesi, è molto difficile ottenere dei risultati. Naturalmente c'erano delle differenze, anche questo è stato detto, le estrazioni sociali diversissime. Teresa Mattei era figlia di un avvocato, Elsa Conci era figlia di un avvocato,
Angela Minelli, figlia di un ingegnere, e Adele Bei era la terza di 11 figli di un boscaiolo e la madre non lavorava perché doveva crescere i figli. Teresa Noce non ce l'aveva un padre perché se n'era andato presto, insomma, dalla famiglia, c'era soltanto la mamma che si arrangiava con dei lavoretti saltuari, quindi presto aveva dovuto lasciare la scuola per portare i soldi a casa e così tante altre. Però ecco, studiano, e chi non studia non ha la possibilità di farlo, trova il modo di recuperare. Sempre Adele Bei viene messa in carcere a un certo punto nella feroce lotta antifascista, viene presa dalla polizia fascista e condannata a 7 anni di carcere. Sono un tempo che lei usa, impiega per recuperare quel gap, studia di tutto e viene anche confinata per 2 anni a Ventotene, non si fa mancare niente, però insomma arriva la costituente con un'esperienza, un bagaglio, una struttura che magari avercela oggi. E hanno però, quindi abbiamo detto, sono diverse per tanti versi, ma hanno degli elementi in comune. Uno di questi è il radicamento territoriale, cioè queste donne sono amate dal loro elettorale, sono riconosciute dal loro elettorato perché si sono spese moltissimo. E penso, non so, appunto, Lina Merlin, l'altro ieri è stato l'anniversario dell'alluvione del Polesine. Del 51. Lina Merlin andò con gli stivaloni di gomma fino alle cosce, in mezzo al fango, in mezzo agli abitanti, per capire quali fossero le priorità per questa gente così colpita. Rita Montagnana, che anche nella mia testa, non vi dico i sensi di colpa che ho vissuto nello studio di queste biografie, perché mi rendevo conto io stessa di saperne pochissimo e di essere, diciamo, nella fetta di coloro che avevano alcuni pregiudizi. Per esempio, Rita Montagnana per me era la moglie di Togliatti, che era stata a un certo punto messa in un cantuccio per via di Deiotti, e invece ho realizzato che era una colonna del Partito Comunista, una che aveva preso quasi 70.000 voti. Ma chi li prende oggi 70.000 voti? Perché? Perché era riconosciuta dal suo elettorato, non in quanto moglie di Togliatti. Veniva da una famiglia della tradizione socialista piemontese, molti fratelli, un fratello, Mario Montagnana, anche lui eletto alla Costituente e anche direttore dell'Unità. Insomma, Palmiro Togliatti d'accordo, però aveva una sua identità molto precisa e riconosciuta dagli elettori. E come Rita Montagnana, tante altre. Io penso un altro esempio che mi ha molto colpito, Bianca Bianchi, ahimè nome mai sentito prima di dedicarmi a questo lavoro, toscana, socialista, insomma si impone nell'agone elettorale, no, di quegli anni, e alla vigilia appunto del 46, gente così in tutti i comizi, e il Partito Socialista Toscano locale vuole candidarla capolista perché, insomma, prende atto della risposta, no, dei cittadini. Ma dai socialisti, diciamo, a livello nazionale viene l'indicazione, e devo dire, immedesimandomi, posso anche capirne le ragioni, di mettere capolista Sandro Pertini. Ebbene, Bianca Bianchi prende il doppio dei voti di Sandro Pertini, cioè queste erano le costituenti, erano donne così in gamba, così forti, che insomma l'elettorato capiva chi fossero e rispondeva appunto nel modo giusto. La vocazione territoriale e la vocazione sociale. Il radicamento territoriale, scusate, la vocazione sociale. Questo è un altro tratto unificante. L'operazione dei treni della felicità, cioè, è un'operazione gigantesca. Io non so se oggi qualcuno sarebbe in grado di metterla in piedi. Cosa sono i treni della felicità? Finita la guerra, c'era una marea di orfani, bambini che, insomma, non avrebbero avuto un futuro, evidentemente, le scuole erano in macerie, erano più vulnerabili alle malattie, insomma,
che vita avevano davanti questi bambini. Allora le costituenti, tante di loro, prendono in mano la situazione, organizzano, parliamo dei bambini certamente di tutta Italia, ma quelli del centro e del sud, del centro soprattutto, erano i più esposti. E allora organizzano questi convogli ferroviari per portarli in queste famiglie di Reggio Emilia, dell'Emilia e anche di Milano, che erano state pre-identificate e che, pur non navigando nella ricchezza, si dicono disposti ad accoglierli. Guardate che non c'erano mica le mail e i cellulari, quindi anche solo dal punto di vista organizzativo è stata un'operazione sociale di solidarietà veramente fuori dall'ordinario, come del resto fuori dall'ordinario era quella fase storica ed erano loro stesse. Altro aspetto che mi ha stupefatto, queste donne, l'abbiamo detto, andavano per la prima volta al voto, loro erano per la prima volta candidate, salvo le prove generali che c'erano state nell'aprile precedente, le amministrative, dove alcune erano state elette consigliere, Nilde Iotti, Angela Minella e probabilmente anche qualche altra, però insomma nel 2 giugno del 46 segna un po' il cambio di passo, insomma, e quindi apre questi lavori. Queste 21 donne si confrontavano con le menti più eccelse del tempo, cioè chi erano i loro interlocutori, oltre ai leader politici che, insomma, averceli oggi, no? De Gasperi, Togliatti, Aldo Moro, Nenni, Dossetti, ma c'erano gli intellettuali più alti del momento, Benedetto Croce, sono qui a ricordarlo, Concetto Marchesi e tanti tanti altri. Ebbene loro si misurano con questi uomini, i futuri 7 presidenti della Repubblica, non posso non menzionarli, si misurano con queste persone senza timori reverenziali. Vanno dritte al punto quando devono battersi, no, per i principi che stanno loro a cuore, in maniera netta, esprimendosi con una chiarezza di intenti. Io l'ho visto perché ho letto gli atti parlamentari, che invito tutti, qualora abbiate un po' di tempo, ad andare a leggerli, perché sono digitalizzati, quindi questa è stata una bella iniziativa della Camera, tutti possiamo leggerli. Guardate che è una cosa stupefacente, anche proprio il passaggio che ha ricordato prima il professor Migliorini su Maria Gamben Federici e Giovanni Leone. Non era mica facile tenere testa a uno come Giovanni Leone, invece lei sta sul punto, risponde che insomma è abbastanza ridicolo pensare di avere delle donne nell'assemblea costituente e di tenerle fuori dalla magistratura, cioè c'era qualcosa che non tornava. E anche le battaglie perse, Francesca, aprono la strada. Nel 63 il primo concorso, io devo leggervi un dato che è incoraggiante, no? Perché appunto bisogna avere lo sguardo rivolto al futuro, ce l'hanno insegnato loro. E l'ufficio di statistica del CSM indica che al 29 febbraio 2020, quindi il dato più recente che ho trovato mentre lavoravo, le magistrate sono 5.308 e la loro età media è 47 anni, a fronte dei magistrati che sono 4.479, la cui età media è 51 anni. Cosa voglio dire? Che quando le donne decidono e mettono alla prova le loro capacità, in questo forse mi sento di convenire con Massimiliano, insomma, i risultati ci sono. Il punto è ancora la leadership, anche nella magistratura, come in tanti altri ambiti, i posti apicali sono ancora tanto riservati agli uomini, quindi qui la strada è lunghissima, soprattutto nella politica lo vediamo. Io ho sempre a cuore un insegnamento di Tiranselmi che dice che la rappresentanza nella politica è
inderogabile. Perché? Perché sono i luoghi della politica quelli in cui si decide, e decidendo che si cambiano le cose, che si cambia la società, e quindi è lì che bisogna esserci. E in più diceva un'altra cosa che anche torna molto attuale e contemporanea, che non bisogna dare quello che si è conquistato per acquisito, perché insomma di acquisito non c'è niente, bisogna essere sempre attenti a vigilare e a difendere le conquiste che si sono ottenute. Del resto lei lo sapeva meglio di chiunque, perché insomma è stata la prima ministra della nostra Repubblica nel 76, e nel 77 la prima legge è stata quella che dava concretezza al principio di sancito dalla Costituzione di, sul lavoro, no? la parità di accesso e parità di retribuzione nel mondo del lavoro. Nel 77 lei fece questa legge che appunto dava attuazione, e io mi sono detta: caspita, sono voluti 30 anni, ma come mai? E come mai? Perché si è dovuto aspettare che una donna arrivasse al Ministero del Lavoro? Perché probabilmente tutti i ministri uomini che c'erano andati fino a quel momento non l'avevano considerata una priorità. Così come Francesca me lo insegna, la riforma del diritto di famiglia è arrivata solo nel 75, quindi tutte le lotte, insomma, delle costituenti per inserire, no, il principio di parità nell'articolo 3, e poi gli articoli che regolavano la famiglia e il lavoro, insomma, ce n'è voluto di tempo. Io credo però che l'insegnamento, davvero l'eredità che ci hanno lasciato le costituenti è proprio questa, di crederci, di essere tenaci, di non mollare mai, ed è per questo che ho fatto quella dedica, perché comunque sin da bambini si deve inculcare, secondo me, questi valori, e perché la costruzione di una cittadina e di un cittadino, e la consapevolezza politica di una cittadina e di un cittadino nascono esattamente a quell'età. Non si può pensare di dire a un diciottenne che deve andare a votare così ex abrupto: bah, cosa voti, cosa ne pensi? Cioè, no, nasce tutto veramente dalla più tenera età, e quindi insomma, io credo che il messaggio delle costituenti vada diffuso, e credo per questo che loro vadano fatte conoscere il più possibile. Io sto portando questo libro ovunque mi sia possibile portarlo, e insomma, speriamo di avere dei buoni risultati. Una vita, ma non, cioè sono 21, tra l'altro vivo il dispiacere di dover parlare di, non so, di due o tre a scapito delle altre, ed è sempre, quando me lo chiedono, quasi mi sento in colpa, appunto.